Buonasera, mezzanotte e 20 minuti, benvenuti a questa breve edizione del telegiornale della notte. Allora, cominciamo con la politica, perché non accennano a diminuire le polemiche dopo l'approvazione da parte della Camera delle nuove norme sulla legittima difesa. Il testo con le nuove norme sulla legittima difesa va cambiato, così come l'ha approvato la Camera non va bene. A dirlo ora è Matteo Renzi. Anche per lui non va bene la norma che prevede un attenuante solo in caso si spari e si uccida un ladro che entra in casa di notte. Tutto ciò, spiega ora l'ex Premier, risulta incomprensibile e va cambiato al Senato. Ma la questione scuote tutto il partito, tra i più critici gli orlandiani, perché un esponente di punta, Anna Finocchiaro, viene additata come responsabile materiale della norma ora contestata. Alfano, il leader di Alternativa Popolare, reagisce così: se il testo uscito dalla Camera va bene, ok, se il testo non è chiaro su questo aspetto, c'è sempre il Senato e si migliora, anche fino ad estendere la legittima difesa H24. Le opposizioni continuano ad attaccare, i 5 Stelle dicono: il PD non sa scrivere le leggi, soffre di analfabetismo legislativo. Anche Salvini è duro. Renzi, Alfano e Boldrini non fanno un cervello in tre. Interviene anche il Presidente del Senato. Meno male che la legge va al Senato, osserva Grasso. Ma il punto sta proprio qui. Non è detto che con la legislatura addirittura d'arrivo la normativa faccia in tempo ad approdare a Palazzo Madama prima del voto del 2018. Intanto la NM dice: è una legge inutile, la legittima difesa c'è già. La cronaca: è stato condannato alla pena più dura dell'ergastolo Vincenzo Paduano, il 27enne reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Sara di Pietrantonio, strangolata e poi data alle fiamme alla periferia di Roma il 29 maggio di un anno fa. I giudici hanno concesso a Paduano solo l'esclusione dell'isolamento diurno, omicidio volontario aggravato della premeditazione e dei futili motivi. Il reato contestato, la guardia giurata confessò di averla uccisa perché era geloso e lei lo aveva lasciato. Secondo la procura di Roma, Paduano non si è mai realmente pentito, anche se in una delle ultime udienze aveva chiesto scusa. Si è chiusa pochi minuti fa la campagna elettorale per le presidenziali in Francia. Secondo gli ultimissimi sondaggi sarebbe sempre in testa il candidato centrista Macron, leader del movimento En Marche, che avrebbe raggiunto nelle intenzioni di voto il 62% dei consensi contro il 38% della leader dell'estrema destra Marine Le Pen, anche se sarà fondamentale l'eventuale tasso di astensione. Macron ha chiuso la sua campagna a Rodese e Tolosa, città del sud della Francia, dove ha ottenuto buoni risultati al primo turno, mentre la Le Pen ha chiuso a Reims, dove però è stata fortemente contestata ed ha subito anche dei lanci di uova. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha lasciato invariato il proprio giudizio sul debito sovrano dell'Italia, BBB-. Il nostro rating resta dunque appena un gradino sopra quello dei titoli spazzatura. Stabile l'outlook, con l'incertezza politica legata alla data e all'esito delle prossime elezioni a minacciare le prestazioni economiche e le condizioni finanziarie dell'Italia. L'esecutivo dunque, secondo l'agenzia di rating, non sarà in grado di realizzare con risolutezza politiche economiche strutturali. Per lo sport, il ciclismo è cominciato in Sardegna il Giro del Centenario. Ebbene, la prima tappa porta a sorpresa un marchio austriaco. L'epilogo che non ti aspetti dopo una tappa vissuta sulla Maxi Fuga 6, iniziata subito dopo lo striscione di partenza. Nel giorno dell'esordio da Alghero, il Giro del Centenario ha provato a dimenticare l'amarezza della vigilia con i due casi di doping che hanno investito il team Bardiani. Tra l'entusiasmo del popolo sardo, il variopinto gruppetto dei sei, composto dagli italiani Maestri e Benedetti, dal polacco Biablocki, dal russo Brut, dall'albanese Zupa e dall'eritreo Tekle Mainot, ha visto infrangersi il sogno di giungere sino al traguardo di Olbia dopo 200 chilometri di fuga. A giocare loro un brutto tiro il vento contrario e una temperatura di 25 gradi. A soli 3600 metri dallo striscione d'arrivo il gruppo li ha risucchiati e in quel momento di stasi che precede la messa in moto dei velocisti per la volata finale si è inserito lo sconosciuto 25enne austriaco Lukas Postelberger, che con un allungo deciso ha preso quella manciata di metri utili per giungere a braccia alzate sotto lo striscione d'arrivo. Tra lo stupore degli addetti ai lavori e dello stesso Postelberger, che ha così potuto indossare la prima maglia rosa di questo giro. È tutto, buon proseguimento con il film.